Puntata speciale di Onorato di lunedì 4 luglio. Finora vi ho sempre abituato che puntate speciali di Onorato uguale Ono Bandana ci parla di connessioni internet, in particolar modo della sua connessione internet, ma in teoria gli speciali di Onorato non dovrebbero essere solo quello, sono puntate che sono registrate ovviamente con mezzi non uguali alle solite, con le solite puntate di Onorato. Quindi adesso Ono Bandana ci sta dicendo che con molta probabilità ci parlerà di altro. No, non è questo il giorno. In realtà anche oggi parliamo di connessione internet e parliamo della mia. E, ovviamente in questo periodo c'è stato un grosso upgrade, diciamo, della mia connessione internet. E il grosso upgrade è che nel frattempo è giunta la SIM di broker per la telefonia, questa volta sotto rete Wind, e quindi vedremo adesso a breve com'è andata dopo un mese e mezzo circa. Nel frattempo sono arrivate anche diverse un'altra SIM è arrivata, invece questa volta di Alpesim, e dico purtroppo, ma vedremo poi che forse non è così purtroppo. E perché soprattutto non è purtroppo sotto rete TIM, che abbiamo già sperimentato con broker per la telefonia non essere eccelsa, ma non per colpa della SIM, per colpa della rete. E poi finalmente siamo passati da un bilanciamento del carico, non ve lo dirò mai in inglese perché lo sbaglio sicuramente, a invece un'aggregazione di connessione, e questa volta ve lo dico in inglese, il famosissimo bonding, che non è il bondage, quella è un'altra roba e qua non se ne parla. Ovviamente magari se mi dimentico a prendere il telefono per poter fare il cambio di scena su OBS, quindi farvi vedere quello che sto vedendo io, cioè il mio schermo, magari è meglio. Nel frattempo ho anche tolto la tastiera, tanto non mi serve, e andiamo a vedere lo schema della mia rete attuale. Nel frattempo non so perché è partita la ventola, vediamo un attimo, perché è caldo ecco perché. Bene, questo è lo schema, diciamo, attuale della mia connessione, ovviamente con l'aggregazione della rete. In questo momento, come vedrete, ci saranno diverse X rosse che equivalgono a cose che non vanno, ovviamente, ma non vanno in questo momento per farvi vedere tutto quanto, poi vi spiegherò. Quindi qua c'è la mia, qua c'è il mio computer, e questo ovviamente avrò, spero, coperto tutti quanti i vari IP. Qui c'è il router fisico, che attualmente è un computer che mi hanno gentilmente prestato, ma che ovviamente dovrò ridare a breve, tanto che devo comprare un qualcosa di analogo, e ripeto, a breve. Questo si aggancia a una VPS, che praticamente altro non è che un server vero, però non il server, quello fra virgolette, che io dico tale, ed è quello che mi serve per trasmettere la fornace TV. E questo ha il compito, poi questo, scusatemi perché forse non si vedrà la freccia, la VPS, cioè quella che è in verde, ma in questo momento non sta facendo aggregazione, l'ho disattivato per questo video,
praticamente serve per scompattare i pacchetti che arrivano dalle quattro connessioni che vedete invece sulla destra. Quindi abbiamo, come era nelle puntate speciali precedenti, la connessione di broker per la telefonia, in questo caso tramite rete Win3, io mi dimentico sempre che c'è la componente 3 nella Win, io dico sempre Win, ma Win3 in realtà, la componente Alpesim Eolo, che questa volta in questa puntata speciale vedremo, perché finora avevo sempre solo parlato di Alpesim, ovviamente quando era sotto rete Team, adesso in questa puntata invece saremo un po' più lunghi e ne vedremo singolarmente, ovviamente di ognuna diremo le varie caratteristiche. Questa io ho rinominato Alpesim Eolo, in realtà è rete Eolo, che ha una rete sua, ovviamente offerta, nel senso pago, dalla società Alpesim. La FWA Vodafone, che era quella che io vi dicevo nelle puntate precedenti, diciamo la base da cui sono partito, che purtroppo ha i svantaggi che ben sappiamo. Potrei anche farvi vedere quanti, com'è veloce, però c'è la pecca dei famosi mai arcinoti 500 giga, oltre il quale la navigazione è limitata a 2 mega, quindi praticamente non dico che è come non averla, ma quasi. E poi l'ultima arrivata, ovvero la SIM illimitata, come è, e lo vedremo, broker per la telefonia di Alpesim sotto rete TIM. Ora, ritornando a noi, tutta questa pappardella, tutta questo intreccio di connessioni ha un senso? Molti mi domandano, dice, ma Madonna, ma quanto paghi per tutta questa connessione? Purtroppo la risposta è pago sicuramente molto più di chi ha la fantomatica, ormai per me è come un miraggio, la FTTH, ovvero la fibra che ti arriva direttamente a casa, cioè ti arriva direttamente a casa il cavo. Okay. Starnuti, ti arriva direttamente a casa il cavo in fibra di vetro o il cavo ottico. Il fatto è che però purtroppo a me non mi arriva questa, come ben sapete. Mi arriva, come vi avevo detto nelle puntate precedenti, sicuramente nella prima, nella seconda non ricordo, ma può essere, mi arriva la fibra, per modo di dire, misto rame, la FTTC, e il problema è che se vedevo 20 mega in download e quando andava bene 5-8 mega in upload, era un giorno fortunato, era quei giorni stupendi, insomma, in cui tutto va bene, che praticamente succedono quasi mai. Quindi che ho pensato, a questo punto io non posso avere questa connessione scadente. Purtroppo, come abbiamo detto, la FWA è limitata a 500 giga, io 500 giga li faccio in 2 giorni e poi limitandomi, perché se no ieri per esempio ho fatto in una giornata 300 giga, perché io lavoro con i video, quindi carico, scarico grandi quantità di video, ho la fornace TV che trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a 5 mega al secondo, grosso modo. Poi dipende da quanto è congestionato, ma in questo momento con questo tipo di connessione trasmette effettivamente a 5 mega fissi,
magari qualche momento anche qualcosa di più. Ovviamente era un po' poco la FVA. La Alpes in Euro venivo invece dal discorso di avere che era 30 mega, per cui era 30 in download, 3 in upload, invece come vedremo adesso con la 100 mega è qualcosa di più, però comunque non è mai sufficiente. Broker per la telefonia da sola potrebbe bastare in realtà, però l'ho pensata anche in questa maniera. Avendo per l'appunto la Fornace TV, avendo comunque un lavoro che mi comporta ad avere questa grossa mole di dati, ha invece senso una connessione che ovviamente cade solo nel momento in cui bombardano tutte le, forse ho usato un termine un po' poco piacevole in questo periodo storico, in cui vengono giù tutte le antenne di tutti gli operatori possibili, oppure salti a corrente, perché certo, se manca la corrente è ovvio non mi si accende nemmeno il computer, per cui diciamo che è ovvio insomma che, però a parte questo discorso è giusto avere una continuità, nel mio caso sì, per cui mi sono messo nella condizione che deve saltare, se salta Wind, ok, comunque ho sempre una connessione per quanto riguarda Euro, salta Euro, perfetto, comunque c'ho sempre Wind, salta Vodafone, va bene, comunque ho sempre, cioè, comunque io navigo sempre, io ho sempre una connessione e non ho mai problemi. Perfetto. Ora qualcun altro, qui voglio un attimo mettere puntini sulle i o sui i, non ho mai capito, qualcuno dice sui i e io ho sempre detto sulle i, vabbè, a prescindere da come si dice, o dal sesso delle i. Qualcuno nei precedenti video mi aveva risposto anche in malo modo, nel senso aveva commentato i soliti commenti da leone da tastiera che non conosce niente di chi ha davanti e spara a caso, giusto per non tenere a freno le mani, perché in questo caso solo le mani non può parlare, se no altrimenti doveva tenere a freno la lingua, come il sottoscritto dovrebbe fare spesso, e praticamente mi aveva detto insomma tipo cercati un lavoro, una cosa. Allora io sia ben chiaro, questo non è il mio lavoro, cioè io non è che faccio vivo di pubblicità per broker per la telefonia di Alpesim, di Vodafone o di che è, assolutamente no. E nemmeno della società della VPS, assolutamente no. Cioè, il mio lavoro è tutt'altro. Io vivo di altro. Quello che vi porto, diciamo, nel mio canale è la mia esperienza. Ovviamente. Io vi consiglio certe cose perché vedo che vanno, sono valide, ma non guadagno un solo centesimo da nessuna di queste società, anzi spendo, comunque l'ho pagata a prezzo pieno, non è che me l'ha offerto qualcuno, insomma, assolutamente no. Per cui come io vi consiglio queste connessioni, a parte forse qualcuna, ma vabbè, queste sono considerazioni che faremo successivamente per ognuna delle varie connessioni. Vi consiglio di guardare i canali di Seddi, per cui Seddi Tech, e quelle di mio nonno. Ripeto, non è, ripeto perché l'ho detto in varie puntate e ho onorato, non è il padre di mio padre o il padre di mia madre. Mio nonno, tutto attaccato, è il nome del canale YouTube. Non so quale sia il suo nome vero, per cui vi dico seguite mio nonno. E, perché sono stati loro a
diciamo con i loro video, con le loro testimonianze, con i loro anche tutorial, perché mio nonno ha fatto proprio un tutorial enorme, ben spiegato tutto quanto su come si imposta, ve lo faccio rivedere un'altra volta, questa roba qui. Questa roba qui è grazie a Seditech e grazie a mio nonno. Molto grazie a mio nonno. Molto anche grazie a Seditech, perché comunque la VPS è anche grazie a lui. Bene, adesso no, anzi, rimango su di me. Adesso vediamo la prima connessione. Ripeto, in questo momento non sto utilizzando tutte e quattro contemporaneamente la VPS, se no altrimenti lo vedremo dopo negli speed test, perché ne farò più di uno, come avrete visto, e vedrete il nome dell'operatore. Se invece avessi in funzione la VPS, avreste visto invece il nome della società della VPS come provider, per cui sia ben chiaro. In questo momento stiamo utilizzando solo la prima della, io chiamo la prima, che è la mia connessione master, che è la SIM broker per la telefonia sotto rete Wind 3. Andiamo sul modem. Purtroppo, allora, questo modem che io uso, che per l'appunto vi ho detto in più puntate di Onorato, è un cavallo pazzo. Purtroppo ha questo brutto difetto. Prende le bande come vuole lui e magari non è detto, soprattutto nel mio caso, non è stato così, infatti è stato così, non prende quella migliore. Nel mio caso si era piantato sulla banda 20 e non c'era verso di schiodarlo, e ovviamente la banda 20 era quella peggiore. Quella che è leggermente migliore è per l'appunto quella che in questo momento è captata, diciamo, dal modem, che è la banda 3, e ce n'è anche una in aggregazione, con molta probabilità dovrebbe essere la 1 o forse la 7, chissà. Come vedete, il segnale è a palla, perché c'è, cioè, 70 dB, cioè meno 70, anzi, cioè, un ottimo segnale. E è sempre in aggregazione di banda. Ripeto, l'unico grosso problema è il modem, cioè nel senso che è un cavallo pazzo, ma con gli accorgimenti anche qua di mio nonno, che ringrazio alla grande, perché a un certo punto stavo quasi per prendere il modem e buttarlo fuori dalla finestra. Invece, fortunatamente, grazie a un suo tutorial, sono riuscito a impostargli le bande che volevo io, e quindi adesso, finalmente, con le impostazioni che, ripeto, mi ha suggerito mio nonno in un suo video, finalmente ho escluso la banda 20, quindi lui si connette a tutte le altre bande tranne la banda 20. Poi, insomma, ho creato varie combinazioni di bande, però, insomma, ho visto che finora questa qui è quella migliore. E a parte il discorso del modem, come potete vedere, ho avuto, insomma, un consumo in questo 15 giorni, quindi abbiamo fatto sì, un anno, abbiamo fatto un mese e mezzo. Ovviamente in questi 15 giorni ho consumato un tera e quasi un tera e mezzo di dati. Nel mese precedente avevamo superato anche lì il tera, ma c'è stato il problema che per impostare queste bande purtroppo le avevo annullate completamente, cioè avevo azzerato il contatore. E quindi fare una puntata speciale in cui vi dico: oh, guardate, c'è scritto 200, però dovete pensare che ce ne sono in realtà già un tera. Non era credibile, no? Per cui, insomma, ho aspettato di avere, insomma, un altro buon quantitativo di giga che altri operatori non vi danno.
a differenza di broker per la telefonia, e quindi eccoli qua. Qui abbiamo un tera e mezzo e internet, come vedremo adesso dallo speed test, continua a funzionare. Questo è un test precedente. Allora, adesso ripetiamo. Eccoli qua. Magari questa cosa non ci interessa. Ecco qua. Come vedete, insomma, direi che sì, ho visto anche risultati migliori. In questo momento potrebbe essere che la cella sia congestionata, che l'eccessiva umidità dell'aria non sia proprio un mezzo trasmissivo meraviglioso. Mettiamo in campo anche il fatto che comunque è una rete 4G, non è un cavo fibra ottica che ti arriva nel modem. Per cui, per essere una rete 4G, ed attenzione, in realtà e poi cambio questa schermata, in realtà la SIM di broker per la telefonia, sia quella TIM che avevo, sia questa attuale di Win3, è predisposta per il 5G, per cui ad avere un'antenna, perché dentro casa dubito che avrò tutto sto gran segnale, un'antenna esterna 5G e un modem 5G, mi aspetto valori anche ben più alti. Ovviamente, ripeto, per essere una connessione in 4G, e forse vi ricorderete com'era la velocità invece che raggiungevo con la SIM TIM, direi che dopo un tera e mezzo avere 92 megabit per secondo in download e 50 in upload, attenzione, con molta probabilità, e indico sopra perché ce l'ho sopra di me, quello che io chiamo server, che sta trasmettendo a Fornace TV, purtroppo mi si è ricollegata ad internet, per cui in questo momento io sto anche trasmettendo e ho 50 mega in upload, non so se è ben chiaro, insomma, ecco, cioè, quindi i risultati sono più che ottimi. Ma vediamo anche l'altro speed test, come vedete più o meno siamo sempre in linea, a parte questo mega che non so per quale motivo. Adesso gli facciamo un speed test, anzi tiro un po' più su così si vede che non sto facendo da posti strani. Come vedete siamo in linea, anzi qua addirittura anche 100 ha anche toccato, e come vedete sempre Win3, non è l'aggregazione di connessione, cioè questo, in questo momento sto utilizzando la SIM broker per la telefonia sotto rete Win3, valori anche migliori rispetto a quelli che abbiamo appena visto. Adesso sta un po' calando, vabbè, più o meno diciamo in linea, ecco, in linea. Abbiamo visto sì un giusto, non abbiamo visto il ping comunque, diciamo, né fulmineo né comunque un ping anche buono per poter giocare anche in internet. Io non mi interessa nulla, anche perché non ho tempo, però insomma, se dovessi giocare in internet con 30 millisecondi probabilmente, insomma, non giocherei malaccio. E no, così mi dicevano, vedevo insomma da vari youtuber che parlavano di cose simili. Quindi, come vedete, insomma, massimo addirittura 101 e 52 qua megabit. Vediamo l'ultimo, che è fast, come vedete sempre Win3. Messo un silenzio quasi di tomba, perché ieri io ho fatto una prova, ma probabilmente avevo una situazione non proprio favorevole. Qua sembrerebbe registrare un po' di meno, ma non sappiamo se magari in questo momento
magari la connessione a qualche gap o qualche cosa, però in upload stiamo lì. Insomma, in download, ma adesso non so se era rimasto qualche pacchetto sperso, però stiamo lì, dai. Che comunque, come potete vedere, insomma, cioè, la connessione non è bloccata. Cioè, io ho superato il tera di connessione, come vedete, ecco, cioè, lo scorso 93,80, prima era di meno. Come vedete, cioè, non è bloccato, non è bloccato. Per cui io vi consiglio, e ripeto, consiglio, nel senso che non mi entra in tasca nulla da questo. Che voi lo facciate, non lo facciate, o in questo momento come sponsorizzazione, niente. Vi consiglio le SIM di broker per la telefonia illimitate. Come vi avevo già detto, ci sono due operatori che hanno loro veramente per internet veramente illimitato, che è TIM e Wind. Se nella vostra zona, a differenza della mia, prende più TIM, prendete quella TIM. Se invece, come avete visto, io l'ho provata per quasi 4 mesi e funzionava alla grande. L'unico problema era il TIM, ma non era la SIM. Anzi, la SIM andava molto meglio rispetto, per esempio, a una SIM TIM che ho qua in questo telefono che ho davanti a me. Funzionava 1.000 volte meglio, prendeva dove invece il telefono qua non prende, per cui funziona anche meglio, però certo io non lo posso tenere perché, come avete visto, questi valori col cavolo che li prendevo, mentre invece con Wind mi trovo meglio. Se voi invece vi trovate meglio con TIM, vi consiglio TIM, se no, altrimenti come ho fatto io, chiedete quella Wind. Potete anche scegliere a differenza come ho fatto io invece solo 4G oppure già predisposto per 5G, magari è meglio spendere qualche soldino in più, avere già un 5G in modo tale che con un device nuovo, ultimo modello predisposto che ha la copertura 5G, perché no? Oppure magari in questo momento ancora non sono servito al 5G, ma intanto io la prendo già 5G, perché tanto 4G me lo prende al massimo. Quando poi arriverà il 5G, a posto, ho già tutto predisposto per. Per cui ve lo consiglio, è un pagamento un po' strano, nel senso che non è come altri operatori che paghi al mese, qui paghi tutto subito, diciamo. Ovviamente se uno non può pagare tutto l'anno come invece ho fatto io, paga per 4 mesi, ha internet per 4 mesi, a fine 4 mesi si è trovato bene, come ho fatto io con la SIM sotto rete TIM, mi sono trovato bene. Ok, va bene, il rinnovo per questo caso per un anno, oppure non me lo posso permettere per altri 4 mesi. Queste sono scelte, però comunque è una formula molto più semplice, anche perché non ci sono recessi, non c'è il fatto che devi pagare penali, robe strane. Non paghi, ciccia, basta, fine, cioè finito il contratto, punto. E quindi ve lo consiglio anche per questo. Vi consiglio anche di andare sul sito, molto probabilmente adesso avrò messo il sito che scorre, perché loro si occupano ovviamente di brokeraggio non solo per quanto riguarda la telefonia, ma anche per luce e gas. Mi pare che, se non ricordo male, avessero anche un qualcosa che riguardava i pannelli fotovoltaici. E comunque sul sito trovate tutte le informazioni. Io, per esempio, con loro ho visto anche la parte del gas, che è una bella suonata, è stata a suo tempo, e quindi insomma loro mi hanno proposto un'offerta. Ovviamente non è che loro lo vendono, come le SIM, non è che mi arriva la SIM, ho scritto broker per la telefonia, operatore broker per la telefonia, loro si agganciano a
mi hanno proposto un'offerta di una ditta che adesso non vi dico e insomma, ho visto che risparmio è stato grande. Adesso vediamo anche poi dopo la bolletta se effettivamente lo confermerà. Anche lì potrebbe essere chissà una puntata di onorato speciale, lo scopriremo. Però insomma, ecco, comunque vi consiglio loro anche per queste faccende. Magari dice ok, c'ho internet alla grande, però magari un controllino magari anche per quanto riguarda luce, gas e se mi ricordo bene la parte dei pannelli fotovoltaici, qualora non li abbiate come il sottoscritto, insomma farei un controllino, farei un passaggio sul loro sito. Insomma, sono gentilissimi, sono disponibilissimi e come vedete rispettano ciò che promettono, quindi assolutamente non posso dire male, ma ripeto, non perché prendo soldi da loro, non perché me ne viene qualcosa in cambio, ma perché effettivamente ve lo consiglio, punto. E ripeto, poi io ce l'ho già un mio impiego, per cui non vedo per quale motivo devo fare. Cioè, va bene, uno dice oh, un po' di soldi in più, vabbè. Poi, oltretutto, io non posso, proprio non posso percepire soldi in più, per cui figuriamoci, proprio, mi è proprio impossibile questa cosa, per cui a maggior ragione il consiglio che io vi do è assolutamente spassionato. Ora mi tolgo il microfono, vado a spegnere questa connessione e accendiamo pare tipo un programma su Rai 1. La seconda connessione che abbiamo detto essere Alpesim Eolo. Allora, eccomi qua. Tornato dopo sudori e tanti minuti persi perché tanto bene si era piantato il modem, vabbè. Evidentemente il modem, che poi in realtà è computer, no? Come avevo detto, evidentemente sente che a breve ritornerà da chi me l'ha prestato, ritornerà a fare la sua funzione di computer, quindi ha deciso di andare in crash, non capivo perché. Non gli era piaciuto il fatto che io spegnessi l'uno, accendessi l'altro, per cui era andato in crash. Insomma, dopo diversi riavvii, finalmente ha deciso di ripartire. Ah, è stata dura. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Allora, stavo dicendo, adesso vediamo le connessioni Alpesim. Quindi prima vediamo quella lì tramite Eulo e poi quella tramite 4G. Allora, abbiamo questa soluzione qua. Eccoci qua. Allora, una cosa che recrimino a questo modello di Huawei di router è che purtroppo non ho un contatore, cioè non c'è da nessuna parte. Io ho cercato in ogni dove, non c'è un contatore di quanti giga, quante cose stai usando, facendo, brigando. L'unica cosa che vi dico, ecco, sta trasmettendo, per cui sta funzionando, per cui in questo momento sono queste in realtà sono 4 mesi grosso modo che ho questo tipo di connessione, ripeto, per quasi un anno, forse qualcosa di meno. Ho avuto la 30 mega, adesso ripeto saranno 4 mesi circa che invece ho la 100 mega. Questa più che valida perché vi consiglio loro e non direttamente Eulo o direttamente TIM, a parte perché TIM non ce l'ha il discorso dei giga veramente illimitati come siccome Wind eccetera, diciamo che sono buoni entrambi, sia loro sia broker per la telefonia. Ma per quanto riguarda la connessione Eulo, che in realtà loro sponsorizzano come
fibra misto radio, poi comparirà sicuramente, diciamo, alle mie spalle il loro sito con le loro offerte. Vi consiglio di darci un occhio perché loro sono un'azienda italiana, ma uno direbbe anche euro, anche broker per la telefonia, sono un'azienda italiana. Sì, sono altoatesini, sono assolutamente precisi e sono molto 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 molto, e se volete lo ripeto ancora, molto 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 disponibili. È una disponibilità estrema, cioè sembra un'azienda fatta da una persona quasi, più che un'azienda, insomma, di tutto rispetto, perché comunque hanno diversi negozi in Italia, e quindi devo dire, insomma, che sono assolutamente disponibili, cioè cose che gli scrivi un messaggio via WhatsApp, ti rispondono anche subito, certo non sabato sera, però insomma in orario lavorativo ti rispondono quasi immediatamente. Mi è capitato di contattarlo più volte anche per il discorso del cambio del modem eccetera, e sono stati immediati come cose. Poi sono molto cordiali, una cordialità veramente eccezionale, insomma ve lo consiglio alla grande. E poi c'è anche il fatto che, come broker per la telefonia, loro invece il pagamento è mensile, però se tu trovi di meglio, ti stufi, non vuoi più stare con loro, clausole di recesso zero. Cioè, il loro motto è: il cliente rimane con noi perché sì, ma no, perché insomma ha piacere stare con noi e non perché è costretto. E quindi, insomma, devo dire, poi sicuramente ci sarà scritto veramente il loro motto sul loro sito. Però, insomma, devo dire che mi trovo molto bene. Invece, per quanto riguarda la connessione 4G, dopo la vedremo meglio. Per il momento facciamo uno speed test, magari ritorno su. Allora, vado innanzitutto qua, eccoci, e andiamo qua, direttamente sullo speed test. Il primo speed test, come vedete, compare Eolo, per cui siamo noi, nel senso è questa connessione, non è un'altra, non è l'aggregazione di connessioni. Nel frattempo posso anche parlare, tra parentesi, che lui si carica, fa cose, sperando, ok, ping non è malvagio, ed è una 100 mega, direi buona. Assolutamente buona, vedete, 100 mega, e a mio grandissimo stupore, mio grandissimo, quando l'ho visto la prima volta, in realtà 100 mega, io ho visto vari blog, vari youtuber eccetera, che comunque non avevano questo upload, questo valore in upload, che ripeto, per me è insufficiente per la mia utilizzo, per il mio utilizzo internet. Se voi guardate due mail, guardate Facebook, guardate direi anche la serie TV, la serie web, la web serie su Netflix o quello che è, cioè questi valori sono eccezionali, sono perfetti. Cioè, io vi consiglio una cosa di questo genere se avete cioè, ovviamente, però dovete avere la fortuna di avere un'antenna come ce l'ho io, cioè in vista, insomma, ecco, non potete, certo, se vi trovate in una zona che non è servita, niente da fare. Però, insomma, devo dire, questi sono buonissimi valori. Adesso vediamo anche quella lì di Amperf. Ok, come vedete, sempre Eolo, per cui sempre questa connessione stiamo parlando.
Ovviamente, diciamo che ecco, la connessione tramite cosiddetta fibra mistoname, quindi EOLO, è ovviamente una connessione che viaggia su reti dedicate, a differenza, per esempio, come abbiamo visto prima, per una connessione su rete Wind 3 o comunque su 4G, perché 4G va molto a cella. Comunque c'è un momento, magari c'è un grosso traffico di tutta la zona e io questo qui non lo posso sapere. EOLO già un po' più stabile, quindi diciamo che una connessione del genere ha tutto quel casino di connessioni, ovviamente comporta una buona stabilità alla mia connessione. Ecco perché ho tutte queste quattro connessioni. Come vedete, anche qui compare EOLO. Adesso poi lo vediamo quando si stabilizza. Ecco qua, 100 mega, 100 mega, 100 mega. Cioè, non stiamo parlando. E più che altro la cosa assurda è che secondo me non avrete con EOLO, ed è questo, l'upload supera alla grande i 10 mega, perché in realtà io ho visto da diversi youtuber, forse l'ho già detto, può essere, vabbè, ripetita Juvent, che in upload fanno 10 mega, non quasi 20 come faccio io, cioè io faccio anche 20 in upload, sia ben chiaro. Per cui, insomma, questi sono risultati che secondo me sono, magari ritorno su di me, sono eccezionali, sono veramente eccezionali. Per cui ve lo consiglio, diciamo, il prezzo forse è un po' più alto rispetto alle varie promo che fa EOL, eccetera, eccetera, con però il vantaggio che qua ti arriva il modem. Te lo montano, ti fanno tutto, tu non devi spendere nient'altro. A me l'ultima volta ho dovuto spendere solo perché hanno dovuto mettere una sbarra di ferro perché praticamente la parabola rispetto a dove era prima non reggeva, cioè quella vecchia reggeva, quest'altra non stava su, se non tramite questa sbarra di ferro. Ma io ho pagato la sbarra di ferro, sia ben chiaro, ho pagato la sbarra di ferro e un attimo di lavoro dell'operaio, ma non è che ho pagato l'installazione, non ho pagato l'installazione, sia ben chiaro. Per cui l'installazione è a posto, il recesso è zero, cioè non c'è nessuna clausola, devi rimanere per 2 anni come invece sarà per un Vodafone che vedremo forse dopo, e per cui io ripeto, me lo consiglio alla grande. Adesso vado a disattivare questo sperando che stavolta non si pianti tutto, e ci vediamo per l'altra di Altesim, ovvero la connessione 4G veramente illimitata, anche loro anche di Altesim. Allora, anche questa volta ci si è messo di mezzo il modem a decidere di andare a schifo, vabbè. E niente, in questo momento sto utilizzando invece la connessione 4G Alpesim, quella che si chiama, mi pare, 4G Revolution, una roba di questo genere. Poi anche là sicuramente avrò fatto vedere il sito, e in questo momento ovviamente qui sto parlando, sto facendo i vari speed test perché è anche abbastanza tardi, devo anche andare abbastanza di corsa. Allora, che cosa ho qua? Purtroppo qui questa connessione io la uso, magari se riesco anche a farvelo vedere meglio, la uso in questo modo, diciamo come supporto, perché come potete vedere la ricezione è quella di TIM, cioè non è eccezionale, è sempre un'aggregazione, c'è da dire questo. Però purtroppo
non sono servitissimo alla team, quindi il modem, no, scusatemi, il router lo usa questa linea, ma la usa in maniera molto 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 minore, come per l'appunto quella principale usa quella di broker, per la telefonia non usa questa. Questa la usa come in più, come diciamo, quello spunto in più, ecco. Per cui, come potete vedere, con quasi un mese di utilizzo, 25 giorni, ne ho usati 350, 3, sì, quasi 3, 350 giga. Per cui uno potrebbe dire: ah, vedi, però come fai a dire che blocca, che non bloccano, che è limitato? Non ve lo posso dire in realtà. Vi posso dire che però, a differenza per esempio di una comune connessione, io ho questi 300, di questi 350 giga, un 100-150 l'ho fatti solo ieri. Se fosse stato Vodafone o TIM o qualsiasi altra compagnia, 100 giga in un giorno mi avrebbe mandato il messaggino con scritto: guarda, attenzione, ti blocchiamo la connessione perché stai facendo qualcosa che non va bene. Come se uno, tra parentesi, spende soldi, può fare quello che vuole, vabbè. E invece, come vedete, sto ancora navigando. Ovviamente, ripeto, questa, la connessione è quello che è, perché non per colpa di Alpesim, non per colpa del modem, ma per colpa della rete TIM, che è quello che è. Però io l'ho comunque accettata quando me l'hanno proposta, perché loro invece, a differenza del broker per la telefonia, avevano anche l'offerta Wind, ma purtroppo non ce l'hanno. In questo momento vedo che non sta aggregando, non so perché, ma hanno solo attualmente la disponibilità su rete TIM, per cui io ho comunque accettato, perché per il principio che vi dicevo prima, nel caso in cui ci siano problemi con una rete, io comunque non sono mai senza internet. Adesso vediamo gli speed test, ma non vi aspettate cose esaltanti, infatti, come potete già vedere. Questo è lo speed test, come vedete, Telecom Italia, per cui TIM. Come vedete, insomma, è una connessione che ovviamente non va alla grande, è uno spunto in più. Vedetela così. Se voi invece avete una connessione TIM migliore della mia, sicuramente vedrete, adesso addirittura anche bloccato, però sappiate che in questo momento credo si sia riconnesso il cosiddetto server per sparare per cui sicuramente vedete 0.0.15 addirittura, ma un 5 mega probabilmente occupato solo da Fornace TV. Cioè, direi di non farli nemmeno gli altri speed test. Cioè, non ha molto senso secondo me. Ripeto, se avete una connessione TIM migliore, è un'ipotesi da valutare. L'unica differenza è da broker per la telefonia, è che sì, forse costa leggermente di più, forse, poi dipende da quale fate, cioè nel senso se fate 4 mesi, 6 mesi, un anno, dipende. E più sono i mesi, più pagate di meno. Mentre invece, se a voi questa cosa di pagare tutta una botta non vi piace, non vi soddisfa, non potete, è magari meglio pagare quelle 20 euro, 30 euro, qualcosa di meno, 27, quanto è, al mese, vi sa meglio pagare. Sparo 300 euro al mese, 300 euro tutto d'insieme. Questa può essere una soluzione, perché come vi dicevo prima, per la parte euro, magari forse ritorno su di me, mentre
mentre vi dicevo, per quanto riguarda, come vi dicevo, volevo dire, per Eolo, per la connessione fornita, diciamo, sempre da Alpesim, ma tramite Eolo, non ci sono clausole di recesso, per cui basta, vi arriva la fibra ottica, a parte potete farla anche con loro, però metti caso che non vi arriva la loro, magari dice ok, io mi metto con l'operatore XY, perché mi arriva fibra ottica, non sapete che vi dico, ciao ciao ciao. Cioè, questa potrebbe essere anche una connessione che comunque vi potete anche portare in giro. Certo, non in giro inteso in giro sul treno o in giro in macchina, inteso, che ne so, anche sul camper, volendo. Andate in giro col camper oppure avete una seconda casa al mare, difficile però, o in montagna, certo in montagna dipende dove, magari non prendo niente, però magari siete fortunati, avete la BTS che la vedete, perché no? Questa è una soluzione, insomma. La soluzione c'è, è valida, ripeto, al momento vado per ipotesi che non ha limiti di, ma ripeto, ho superato i 100 giga e non ho visto blocchi, cioè così andava prima e così va adesso, non è assolutamente cambiato e questa è la soluzione. Ora, se non mi fa bestemmiare particolarmente, proverei l'ultima, che è quella lì, l'FVA, che vi consiglio, dipende. Allora, eccoci qua, questa è l'ultima connessione e poi chiudo la puntata. Allora, questa è la FVA di Vodafone, adesso magari ve la faccio anche vedere. Allora, come vedete, mancano praticamente un mese circa e io ho quasi terminato i 500 giga. Cioè, il problema è che finito questi giga, io non è che non navigo più, navigo 2 mega. Ora, se voi facendo due conti vedete che navigate a massimo, cioè utilizzate massimo 500 giga in un mese, può andare bene. Se no, altrimenti non fa per voi, non c'è niente da fare. Per esempio, non fa per me questa. Può essere utile adesso con questo sistema perché comunque dopo, a differenza bonding, a differenza del bilanciamento del carico, comunque non c'è il rischio che un device, cioè un computer, telefonino, eccetera, anziché prendere la connessione sommata, mi va a prendere quella di Vodafone, che è quella che va peggio, ma mi farà comunque la somma, quindi la mia velocità è 190, 10, quanto abbiamo visto, più 2, e quindi sarà quella somma lì. Comunque farà sempre brodo, diciamo. Ecco, a differenza invece di quello che succedeva col bonding, con il bilanciamento del carico, dove invece c'era il rischio. Ora vediamo uno speed test, ma ripeto, io non ho nemmeno una grandissima connessione. Forse anzi non ve l'ho anche fatto vedere. Vabbè, nel frattempo che lui ci pensa. No, eccolo qua. Ok. Anche a dire che ripeto sta facendo cose, non so nemmeno che tipo di occupazione c'è, addirittura 7 in download. Ah, ecco, in upload pare che va abbastanza bene, però può essere anche un problema momentaneo, insomma diciamo bene ma non benissimo, ecco. Anzi, adesso lo facciamo velocemente, vediamo un attimo.
Beh sì, 81, insomma, ho visto sicuramente situazioni migliori, per cui che dire, tornando su di me, ecco, quindi quello che io mi sento di sicuramente di consigliarvi è una delle due soluzioni, quindi sia o broker per la telefonia o Alpesin o entrambe, insomma, come faccio io. E le altre invece a seconda del vostro utilizzo di internet. Ripeto, io ho questa situazione per le mie esigenze. Ovviamente, se voi avete altri tipi di esigenze molto più basilari, ve ne basta una. Cioè, non c'è bisogno di avere quattro connessioni per avere. Cioè, se vi accontentate, va benissimo anche una. Bene, con questo vi saluto perché è stata lunga, ce l'abbiamo fatta e noi a questo punto ci vediamo alla prossima puntata.